Ciao ragazzi, oggi è il 6 agosto e questo è Noto Live e ora commenteremo tutti i risultati di questa quarta giornata di Europei. La prima pagina di oggi la dedichiamo alle delfiniste azzurre Alessia Polieri e Ilaria Cusinato, che hanno chiuso i 200 delfino al settimo e all'ottavo posto nella finale vinta dalla magiara Boglar Kakapash. 2.08.91 il tempo di Ilaria Cusinato, 2.09.25 quello di Alessia Polieri. Niente ballo pem pem, però, anche oggi è stato rimandato domani mattina, questo non va affatto bene. Nei 200 run al maschile, bellissima prestazione di Luca Pizzini, che in 2.08.54 conquista un bellissimo bronzo alle spalle di Chupkov e Wilby. L'azzurro conferma così il bronzo vinto agli Europei di Londra 2016. Nei 200 stile, Filippo Melli nuota un'ottima semifinale, 1.46.70 il suo crono, che gli vale la qualificazione in finale col quarto tempo assoluto. Domani, gara assolutamente da non perdere. Per quanto riguarda i 100 dorso, Ceccone e Sabbioni chiudono al quinto posto pari merito, in 53.85. Ottimo il risultato per il giovane Ceccon, meno buono quello di Sabbioni, perché l'azzurro poteva tranquillamente puntare al podio. L'oro è andato al giovanissimo Kliment Kolesnikov in 52.53, crono che gli ha valso il nuovo record mondiale juniores. Grande spettacolo anche nella semifinale dei 100 dorso al femminile, con Carlotta Zovkova che ha ottenuto il terzo crono assoluto in 59.88. Quinto il tempo di Margherita Panziera in 59.90. Il primo tempo è andato alla Russia Fesikova, secondo crono per Katinka Otsu. L'Iron Lady è arrivata a Glasgow completamente fuori forma, dopo un anno difficile e ricco di cambiamenti, in seguito alla fine del rapporto col suo marito allenatore e manager Tosu. Chissà se domani riuscirà a centrare il suo primo successo in questa rassegna continentale. Nel 50 farfalla al maschile centra la qualificazione Andrea Vergani in 23.37, quinto crono ex aequo con il polacco Zernia. Il primo tempo della semi è quello dell'ucraino Govorov, 23.85, che rilancia per la finale di domani, affermando ai microfoni di Rai Sport che vuole abbassare ulteriormente il record mondiale che ha siglato qualche mese fa al Sette Colli. Ce la farà? Boh. Rimane fuori dai giochi l'altro azzurro in gara Piero Codia, che ha chiuso in 23.63. Deludente la prestazione di Matteo Rivolta, che non è andato oltre le batterie. Per concludere il programma delle semifinali, nei 200 run al femminile niente da fare per Francesca Fangio e Anna Pirovano, che hanno chiuso con il 14° e il 15° crono. Domani partirà dalla corsia 4 la russa Yulia Efimova in 2.23.49. Veniamo ora alla staffetta, 4% mista. Staffetta strana, stranissima. Per l'Italia in acqua panziera Scozzoli, Di Liddo e Miresti, che conquistano un bellissimo bronzo. Gli azzurri arrivano terzi dietro Gran Bretagna e Russia. Crono di 3.44.85, quello degli azzurri, che vale il nuovo record italiano per la staffetta. I 200 stile, invece, orfani della divina, vengono vinti dalla francese Charlotte Bonnet in 1.54.95, nuovo record dei campionati. Veniamo ora ai 1500 stile di Simona Quadarella. L'azzurra ha dominato le batterie con una semplicità e una maturità disarmanti. Domani centrerà molto probabilmente il suo secondo sigillo continentale. Erano anni che non vedevamo una giovane nuotatrice italiana di questo spessore. Di fatto, era dai tempi di Eindhoven 2008 che una nuotatrice italiana così giovane non saliva sul gradino più alto del podio, a una rassegna continentale. In quel caso, le nuotatrici furono Federica Pellegrini e Alessia Filippi. Senza contare che Quadarella, domani, potrebbe riuscire in una doppietta europea che storicamente nel campo femminile in gare individuali è riuscita proprio solamente ad Alessia Filippi. Passiamo adesso al programma di martedì 7 agosto 2018 per il nuoto in vasca. Le batterie inizieranno alle 10 e non più alle 10.30 come negli scorsi giorni. In ordine avremo i 100 stile al femminile con Federica Pellegrini, Sara Sjostrom, Pernille Blum. La sfida sarà sicuramente interessante sin dalle batterie. Poi avremo i 50 rana uomini con Fabio Scozzoli che vuole tentare l'impresa contro Piti, in seguito i 200 misti donne, 200 dorso uomini, 4x200 stile donne e a concludere gli 800 stile uomini con il ritorno in acqua di Gregorio Paltrinieri. Finali e semifinali inizieranno alle 17.30, non alle 18 come gli scorsi giorni, e si inizierà subito con Simona Quadarella nei 1500 stile. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete idee per migliorare questo format. E seguiteci sui social per rimanere sempre aggiornati. Da Noto Live è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre che questa vi sia piaciuta. Noi vi aspettiamo sempre qui, sempre su Noto Live.